Beffa atroce, beffa clamorosa per l'umana Reyer Venezia nel secondo anticipo della seconda giornata di campionato. Una seconda giornata che si è aperta con l'anticipo alla Pala Leonessa tra la Germani Brescia e la Open Geometis Varese, secondo derby consecutivo per la truppa di Alessandro Magro, che ha ribaltato il match nel corso del quarto-quarto, portando a casa i primi 2 punti stagionali con un incredibile John Petruccelli, insieme comunque al sempre positivo Amedeo Della Valle. Torneremo a parlare del derby tutto lombardo della Pala Leonessa nel corso del video, che però è dedicato ovviamente alla sconfitta purtroppo patita in terra marchigiana alla Vilfrego Arena di Pesaro contro la formazione di Jasmine Repeja, che vola in testa al campionato con 2 vittorie in altrettante uscite stagionali. Dopo il 74-100, la grande prestazione offerta in terra giuliana, in terra alabardata contro la Pallacanestro Trieste di Marco Levicic, un esordio davvero molto positivo per la truppa di Jasmine Repeja con i 21 punti, 3 rimbalzi, 8 assist di Muhammad Ali Abdur Rahman. È proprio l'ex Legia Varsavia a realizzare il canestro della vittoria, il buzzer beater, il canestro a fila di sirena a circa 9 decimi di secondo dalla conclusione, a regalare questa vittoria davvero incredibile. La vince 2 volte la formazione di Jasmine Repeja, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, avanti addirittura anche di 17 lunghezze nel corso del terzo quarto sul 65 a 48. È un'umana Reyer che però esce sconfitta a causa di una chiamata arbitrale. Questo lo mettiamo e lo sottolineo e lo mettiamo come punto focale perché la chiamata arbitrale della terna arbitrale formata da Paternicò, Bettini e Gonnella ha del clamoroso. Ok, gli arbitri possono sbagliare, ma questa chiamata è davvero al di fuori di ogni concessione, perché non si può fischiare un fallo antisportivo quando Aleric Freeman, grande protagonista della serata con 32 punti, l'ex CSKA di Mosca, è stato sicuramente l'artefice della rimonta, grande protagonista nel corso del quarto quarto, chiuderà con 32 punti, conditi anche da un assist, 6 su 11 dalla lunga distanza, 12 su 12 dalla lunetta, 1 su 3 da 2 punti. Grande prestazione per Aleric Freeman, doppia doppia per Derek Willis con 16 punti, 12 rimbalzi, molto bene anche Mitchell Watt che ha lottato sotto i tabelloni contro l'ex Virtus Bologna Krabic. Per Mitchell Watt ci sono 18 punti con 6 rimbalzi, 1 assist, per Krabic invece una buona prestazione da 15 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 15 punti con un rimbalzo per Davide Moretti, per l'ex giocatore di Pistoia e Milano, con 15 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, grande partenza per Matteo Tambone. Dopo un parziale di 7-0, la Reyer precipita a meno 9 con un parziale aperto di 15-0 nel corso del primo quarto, però dicevamo, tornando alla chiamata arbitrale, non è mai assolutamente fallo antisportivo quello fischiato a Aleric Freeman nei confronti di Davide Moretti. Gli arbitri fermano il gioco, vanno a rivedere al tavolo questo contatto, assegnano il fallo antisportivo 2 su 2 per Moretti e pade la vittoria a meno di 6 secondi dalla conclusione nelle mani di Muhammad Ali Abdur Rahman, che si inventa il canestro del sabato sera, il canestro probabilmente della stagione,
con uno step back proprio nei confronti dell'ex CSKA di Mosca per il 90 a 89 finale. Tornando all'inizio del match, buona partenza per la Reyer, grande parziale che poi secondo me andrà anche a sigillare il successo di 15 a 0 con la tripla di Matteo Tamboni. Tambone il gioco da 3 punti di Abdur Rahman, l'asset play pivot formato da Moretti e Kravic che funziona alla meraviglia in casa Carpegna Prosciutto. Nel corso del secondo parziale, secondo quarto che si apre con la tripla di Michael Bramos per una Reyer che cerca di rientrare in partita da 35 a 22 a 37 a 31 a meno 6, altro strappo sul più 11 per Pesaro sul 42 a 31. Secondo quarto che si conclude sul 25 a 19. All'intervallo lungo Pesaro conduce sul 51 a 37. Nella corsa del terzo quarto, una partita che non si schioda dal vantaggio in doppia cifra per gli uomini di Jasmine Trepeja, un vantaggio che alla fine al suono della terza sirena, Pesaro comunque conduce di 10 lunghezze sul 75 a 65, con una Reyer che però mette a bersaglio ben 28 punti nel corso del terzo quarto, un terzo quarto che vede comunque la squadra di coach Walter De Raffaele rientrare parzialmente in gara. Da segnalare per gli uomini per i giocatori Oro Granata, oltre alle prestazioni già citate, 9 punti con un rimbalzo, un assist per Michael Bramos, 6 punti, 2 rimbalzi per Jeff Brooks, 5 punti, 5 rimbalzi, un assist per Marco Spissu, 3 punti per Amedeo Tessitori. Invece nel corso del quarto quarto, altra grande partenza per Pesaro, Pesaro che però tocca di nuovo il massimo vantaggio nel corso del quarto quarto sul più 12, sul 75 a 65, parziale di 6-0 per la Reyer che ha 4 minuti dalla fine a 7 lunghezze di distanza con il palleggio a resto tiro di Davide Moretti per l'84 a 77, grande rimonta per la Reyer sull'asse Alaric Freeman, Mitchell Watt e poi il finale che raccontavamo in precedenza con il fallo, con la chiamata, con il fischio che non esiste in nessuna maniera il fallo antisportivo purtroppo fischiato nei confronti di Alaric Freeman, il 2 su 2, la freddezza di Davide Moretti e la bravura che va comunque sottolineata, applaudita di un incredibile Mohamed Ali Abdur Rahman, una buzzer beater che condanna purtroppo la Reyer alla prima sconfitta stagionale in quella della Delfrigo Arena di Pesaro. Per concludere, termina 88-83 invece al Pallalonessa il derby tutto lombardo con 31 punti, 2 rimbalzi, 3 assist da parte di John Petrucci. Dall'altra parte non bastano i 17 punti in 15 minuti di Capitan Ferrero. Ci sono comunque da sottolineare i 20 punti, 2 rimbalzi, 3 assist di Amedeo Della Valle. Grande rimonta per la Leonessa, per gli uomini di Alessandro Magro che nel corso del terzo quarto perdevano 38 a 54, quindi un meno 16 rimontato nel corso della ripresa per la Leonessa, per la Germania Brescia, che quindi festeggia davanti ai propri tifosi il primo successo dopo aver perso il derby al Forum d'Assago contro l'Olimpia Milano proprio a fil di sirena. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!